Ma come si può minimamente pensare di non far giocare Dybala al massimo 14 presenze perché non gli si deve rinnovare il contratto? Quale pensiero più negativo di questo per una squadra che vuole arrivare in Champions League? Perché ce l'ha detto anche Juric. Meno male che se n'è andata, meno male che la signora Soluku abbia lasciato la Roma, a mai più. Mi dispiace per quello che è successo per quanto riguarda le minacce a lei e ai suoi figli, per carità, questo non dovrebbe mai succedere, e dico mai, però dal punto di vista sportivo della gestione della Roma ha fatto i danni cacciando via De Rossi, e questa vittoria va dedicata a lui. Ragazzi e ragazze, io da romanista dedico questa vittoria, ma credo anche sia il vostro pensiero, a Daniele De Rossi, che poteva da oggi in poi cominciare a vincere, cominciare a trionfare e andare a scalare la classifica. Perché non mi dite, questa è la squadra di Daniele De Rossi, Juric ha fatto qualche accorgimento tattico, però prima o poi doveva esplodere, doveva andare in alto con le sue soluzioni tattiche, tecniche, soprattutto tecniche, perché abbiamo visto oggi Dobic in una maniera incredibile. Mi è piaciuto tantissimo l'ucraino, ma era normale che prima o poi andava avanti, veniva fuori come non mai, no? È stato pur sempre il Pichichi, il capocannoniere della Liga Spagnola, e quindi non è facile segnare tutti quei gol in un campionato così difficile come quello della Liga. Non è che stava giocando in Mozambico, con tutto il rispetto per il Mozambico. Ragazzi e ragazze, un benvenuto a tutti dal vostro Enrico Caffarelli. Stiamo al 91esimo, Roma 3 Udinese 0. Ha segnato anche il quarto gol Dobic, uno scavetto da paura, un cucchiaino alla Totti, e invece poi è stato annullato per fuorigioco. Vi ringrazio per i like, per le iscrizioni a questo canale, al mio secondo canale Caffarelli Solo Calcio. Spero che sia finita questa telenovela. Mi dispiace che l'unico che ci ha rimesso sta a casa e ha il nome di Daniele De Rossi, però è andata così. Purtroppo ci sono queste situazioni e ci siamo capitati noi romanisti da una scellerata gestione di questa squadra, di questa società, affidata ad una persona che evidentemente aveva altri pensieri e non conosceva la realtà di Roma. È tutt'altra cosa. Come ripeto, mi dispiace per quello che le è successo a livello personale. Per carità, queste cose non dovrebbero mai succedere, soprattutto ad una signora che ha dei bambini, ma meglio così che abbia lasciato l'incarico. Adesso non so chi verrà chiamato, chi si metterà alla guida di questa Roma. Con tutto il rispetto per chi si siederà sulla poltrona, no? Sulla stanza dei bottoni, io spero vivamente. Girava una voce questo pomeriggio e si faceva il nome di Francesco Totti. Non lo so se è una fake news. Io spero di no, perché da amante della Roma, da nostalgico, da sensibile, sarebbe una cosa poetica, sarebbe una cosa poetica. Mazza quanto cuore. Sì, ma c'ha 2 piedi, guarda che piede a banana questo dell'Udinese. Ha corso tantissimo. Chi è? Davis? No, non l'ho visto bene chi è. Però poi ha tirato la svirgolata. E l'Udinese non era facile da affrontare. Non era affrontarci a Ebue, Ebue. Quindi non era facile vincere in una maniera così netta, assolutamente no. E invece oggi la Roma ci è riuscita, perché è quasi finita la partita, però pure i calciatori sono belli, i paraculi, sono bei furboni. Oggi hanno dato il fritto, hanno dato tutto, hanno corso a 200 all'ora, hanno effettuato una partita dal punto di vista dinamico, atletico, come non mai, come non mai. E mi sono contento per Juric, poverino, che sembrava destinato alla mercé di tutti quanti, no? Messo lì da solo davanti alle telecamere senza un direttore sportivo là vicino che lo presentasse. Non lo so chi è questo Ghisolfi, questo Ghisofì. Io ancora mi batto,
dicendo: ma fatti vedere, presentati, dici qualche cosa. E invece no, evidentemente questa politica dello stare zitti va di moda a Trigoria. Non so io più che cosa dire. Spero a questo punto di lasciarmi dietro le polemiche, di andare avanti con il cammino della Roma, di cercare di vincere più partite per risalire le posizioni. Juric ha detto che secondo lui la Roma deve puntare ad entrare in Champions League, e questo gli fa onore, perché almeno ci ha dato una iniezione di fiducia. L'allenatore che ti dice queste frasi, io punterò ad andare al quarto posto, per noi romanisti è qualcosa di positivo, di rassicurante, e quindi speriamo che da oggi in poi rinasca la Roma dal punto di vista anche societario. Adesso vedremo chi chiameranno i Friedkin, non lo so, spero vivamente in Totti, anche se non lo so, perché c'è stata anche nei confronti suoi diciamo un po' di polemica dal punto di vista societario, insomma, anche se i Friedkin poi non parlano, no? Però anche Totti ha detto: non mi hanno chiamato mai, non mi hanno mai interpellato. Magari io, Francesco mio, sia la volta giusta, sia la volta buona che ti chiamano per un incarico notevole, un incarico diciamo importantissimo, ed è quello di amministratore delegato, di CEO della Roma, un po' come Ibrahimovic al Milan, no? E Zanetti all'Inter, se non sbaglio. Quindi vediamo. Comunque ottima prestazione di Dybala sontuoso, Dobic meraviglioso, ma mi è piaciuto anche Angelino, mi è piaciuto anche lo stesso Cristante, ma anche Pellegrini, tutta la squadra. Svilar ha effettuato una parata incredibile sotto al set, l'ha mandata come si chiama, Doven, un tiro bellissimo, e invece il nostro portiere Svilar ha negato il gol della bandiera all'Udinese, che insomma sappiamo tutti è una squadra da non sottovalutare, no? Perché era prima in classifica fino a qualche giorno fa, quindi è un avversario molto ostico, e diciamo oggi la Roma ha strameditato di vincere questa partita dall'inizio alla fine. Quindi speriamo che sia l'inizio di un cammino nuovo, l'inizio di una serie di vittorie che magari possano fare soltanto del bene a Roma, alla piazza, ai tifosi e anche a Juric, perché no? Adesso c'è lui sulla panchina, viva Juric, per carità, non ho niente contro questo allenatore, anche se avrei preferito che rimanesse De Rossi, questo credo che sia, non lo nascondo assolutamente, come non lo ha nascosto tutto il pubblico romano. Non c'entra niente Juric, non è colpa sua, è soltanto una questione di correttezza, di affidabilità, perché De Rossi meritava più tempo e soprattutto più rispetto, perché è stato, vabbè, non ci voglio tornare sopra, è stato cacciato via in una maniera barbina, indecente e violenta. Però sembra che questa situazione ce la siamo messi dietro le spalle con l'addio, le dimissioni di Lina Soloku. Ragazzi e ragazze, vorrei un vostro commento qua sotto, un bel like soprattutto per la Roma, per la vittoria, e una iscrizione al canale. Ciao a tutti da Enrico Caffarelli.